Buon pomeriggio, ben arrivati. Oggi nel webinar di oggi, il webinar avrà come oggetto la creazione, l'invio e l'integrazione tramite la piattaforma Swape delle pratiche per le AU FER. Questa è quella del 27, sono due iniziative a favore della regione Sardegna da parte del progetto Delivery Unit Nazionale. Il progetto Delivery Unit Nazionale è attuato da Formez PA su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionali. Il programma lo conoscete, era quello che avete trovato su Eventi PA. Avremo un primo intervento di saluto e di avvio dei lavori da parte del dottor Antonio Pellegrino, direttore del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali della Regione Sardegna. Avremo poi un intervento del dottor Giuseppe Lonis di Consulmedia che ci illustrerà la creazione, l'invio e l'integrazione tramite la piattaforma Swape delle pratiche per le AU FER. Nell'ultima parte abbiamo previsto una sessione di domande e risposte per risolvere eventuali dubbi, richieste di chiarimento, approfondimento sugli argomenti affrontati. Le domande verranno raccolte durante tutto il webinar, quindi utilizzate la chat per segnalarci appunto le eventuali domande e poi al momento opportuno le rivolgeremo ai relatori per le risposte. L'orario previsto di fine è le 16:30 quindi non mi resta che augurarvi buon webinar, buona partecipazione a tutti e lascio la parola al dottor Pellegrino per l'intervento iniziale. Grazie, buonasera, benvenute e benvenuti tutti. Giusto qualche parola introduttiva lasciando poi l'adeguato spazio al relatore che spiegherà le nuove funzionalità. Qualche parola giusto per far presente che il Swape si arricchisce di una ulteriore E finale che sta per energia, nel senso che la piattaforma che già i professionisti e gli enti conoscono si arricchisce di una nuova serie di funzionalità che consentirà la gestione integralmente per via telematica, così come le altre pratiche alle quali ci si è abituati in Sardegna grazie al Swape, anche per tutto il ciclo autorizzativo relativo agli impianti da fonti energetiche rinnovabili. Quindi l'acronimo di cui abbiamo sentito parlare prima, AUFER, sta per autorizzazioni uniche fonti ad energia rinnovabile. Questo è un ulteriore passo avanti di una piattaforma che è già molto completa, che ha una diffusione che copre l'interezza dei comuni della Sardegna e in quanto tale, diciamo, è una delle più diffuse sia come penetrazione nel territorio che come tipologia di pratiche gestite, una delle più diffuse d'Italia. Questa attività si arricchisce non da oggi ma dal 2 febbraio, come vedremo ulteriormente, di nuove funzionalità specificamente dedicate con le modalità già note al ciclo autorizzativo delle FER. Tutto ciò a partire dal 2 febbraio 2022. Il 1 febbraio ci sarà un fermo tecnico, come sarà detto, e poi dal 2 febbraio il Swape consentirà la gestione anche delle pratiche per questa ulteriore tipologia di impianti che si vanno ad affiancare appunto alle attività produttive successivamente, come noto, integrate con le attività relative all'edilizia. I settori in cui si hanno nuovi interventi dal punto di vista del Swape, non dal punto di vista dell'attività relativa al ciclo autorizzativo delle FER, che rimane sostanzialmente invariato, a parte la modalità di presentazione e di gestione dell'iter. Diciamo, i nuovi interventi, le nuove modalità integrate nella piattaforma Swape, che diventa Swape E, sono quelle di nuovo impianto, di
modifica di impianto esistente, di variante soggetta a DILA, di sanatoria, di proroga, di variante sostanziale, di voltura e la conferenza preliminare, quindi 8 tipologie di interventi nuovi. Dal punto di vista della modulistica, ciò verrà attuato, viene attuato con l'inserimento di 9 nuovi moduli specificamente dedicati a questa tipologia di impianti. L'AUFER, quindi l'acronimo che conosciamo, che è il documento principale, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica. Poi ci sono una serie di moduli, la Zero Energia parte 1, che è il checklist sezione edilizia, e a Zero Energia parte 2, checklist sezione attività produttive. Le 23 energia relativamente ai beni culturali e il relativo allegato A con le dichiarazioni del proprietario. L'F3 energia comunicazione inizio lavori, l'F5 energia proroga titoli abilitativi, l'F10 energia variazione dell'intestazione e l'F10 energia allegato A dichiarazione dei responsabili dei lavori. Come vedrete sono il più possibile mantenuti simili a quelli che già sono noti sia a chi presenta la pratica che a chi poi la gestisce, in questo caso la Regione Autonoma della Sardegna come autorità istruttrice preposta al rilascio delle autorizzazioni uniche e naturalmente tutti gli enti terzi che concorrono al processo autorizzativo. L'iter si compone di 3 nuovi percorsi nuovi che sono stati integrati in questi mesi in piattaforma, e cioè il procedimento autorizzatorio, il procedimento autocertificato e la proroga, il procedimento di proroga. Esiste un nuovo sportello dedicato, denominato sportello servizio energia, dal nome del servizio, cioè dell'unità organizzativa dirigenziale che è presso l'assessorato dell'industria, gestisce, come sapete, professioniste e professionisti che si occupano del settore, gestisce tutto l'iter relativo al rilascio. Gli enti terzi saranno gli stessi che già sono presenti all'interno del sistema, però stavolta con un ruolo differente rispetto a quello esistente per le altre tipologie di pratiche, attività produttive ed edilizia che già conoscete. A questo punto l'invito naturalmente per tutti noi è quello di un buon lavoro. L'impegno è stato notevole sia da un punto di vista organizzativo nostro come struttura della Direzione Generale dell'Industria e Servizio Semplificazione e Servizio Energia che hanno lavorato assieme per la produzione di questo nuovo strumento di lavoro che auspichiamo grazie alla vostra collaborazione come sempre preziosissima, in particolare per quanto riguarda i suggerimenti costruttivi che ci arrivano e che auspichiamo continueranno ad arrivarci soprattutto in questa prima fase di messa a punto e di taratura del sistema. Messa a punto e taratura che auspichiamo duri il minor tempo possibile, visto che appunto stiamo operando all'interno di un sistema le cui funzionalità e le cui modalità operative sono comunque già note. Io vi ringrazio per l'attenzione e rinnovo a tutti l'augurio congiunto di un buon lavoro. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Lonis, vi presenterò oggi la nuova piattaforma AUFER, quindi la messa online il 2 febbraio della nuova sezione dedicata alla presentazione delle nuove pratiche per gli impianti di energia rinnovabile. La presentazione di oggi verrà mostrata in ambiente di test che abbiamo implementato per la fase di preproduzione della piattaforma. Ci loghiamo adesso nella piattaforma con il ruolo di cittadino.
Una volta connesso col ruolo appropriato, quindi col ruolo cittadino, vado a collegarmi alla mia scrivania, quindi dove la piattaforma Swape mi presenta le pratiche sia inoltrate, le pratiche in bozza, quindi che sono in fase di redazione e non ancora inoltrata allo sportello, oppure le pratiche in bozza di integrazione. Da questo punto di vista la piattaforma è rimasta tale quale, in modo tale da non creare delle difficoltà operative all'utilizzatore. Quindi abbiamo cercato di ridurre al minimo le modifiche in modo tale da non creare, non disorientare l'utente. Possiamo consigliarvi, una volta diciamo, entrata in produzione questa nuova funzionalità, quella di la possibilità di filtrare la tipologia di pratica. Quindi accedendo nella parte filtri di ricerca è possibile andare a filtrare tra le proprie pratiche quelle che sono relative all'energia oppure quelle al swap. È possibile farlo attraverso il filtro sportello e digitando ad esempio la parola energia. Possiamo filtrare appunto le pratiche di quella tipologia energia piuttosto che swap. In questo caso useremo oggi il bacino test energia, mentre una volta entrata in produzione questa nuova funzionalità sarà presente solo servizio energia. Quindi una volta selezionato e applico il filtro, la scrivania presenta solo ed unicamente quella tipologia di pratica. È possibile creare una nuova pratica cliccando sul pulsante Nuova pratica in alto a destra. Vedete la nuova funzionalità è già visibile nella prima selezione che l'utente deve effettuare. Ossia deve selezionare la tipologia di pratica che deve presentare. In questo caso il menu a tendina presenta le due tipologie, quindi swap o servizio energia. Selezioniamo in questo caso servizio energia perché è il tema del webinar di oggi. Dopodiché l'utente può o effettuare una ricerca per parole chiave dell'attività cioè di cui la pratica deve presentare, oppure seleziona direttamente l'ente e verrà visualizzato il settore del servizio energia. Quindi vado a selezionare il comune in cui l'intervento viene effettuato, scegliamo l'ente di test oggi, diciamo, dopodiché viene il sistema calcola e intercetta lo sportello relativo. Quindi ad esempio se scelgo il comune della Basanta, ovviamente mi sceglierà il servizio energia che è quello effettivo. Perché il servizio energia, che è unico in Sardegna, fa capo a tutti i comuni della Sardegna. Per la presentazione di oggi scegliamo l'ente di test e quindi viene abilitato automaticamente la ricezione della pratica e il bacino di test. Dopodiché visualizziamo il settore inerente il tema di oggi, quindi autorizzazione unica energia. Non tenete conto del settore di test perché, come vi accennavo prima, questa piattaforma viene usata per fare attività di testing. Dopodiché spuntiamo la visione della privacy, andiamo avanti. Siamo passati alla selezione dell'intervento, quindi mappati col settore relativo all'energia, ci sono 8 interventi, quindi abbiamo la richiesta di un'autorizzazione per un nuovo intervento, quindi la di un nuovo impianto, oppure abbiamo la modifica di un impianto già realizzato precedentemente, abbiamo una voltura,
abbiamo la proroga, abbiamo la variante soggetta a DILA, una sanatoria di un pianto oggi esistente, oppure una conferenza di servizi preliminare o una variante sostanziale di impianto. La selezione di questi interventi determina come per il SUAPE l'attivazione di una determinata tipologia di modulistica. Quindi se noi selezioniamo la richiesta di un nuovo intervento, ovviamente i moduli attivati saranno differenti, ad esempio, dalla selezione di una coltura o di una modifica di impianto esistente. Quindi ricordate sempre che la tipologia di modulistica e la composizione delle dichiarazioni all'interno della modulistica dipendono sempre dalla scelta dell'intervento in questo step. Come primo esempio selezioniamo la creazione di un nuovo impianto, quindi andiamo avanti. Non ci sono condizioni mappate, quindi il sistema non presenta domande aggiuntive e ci si sposta direttamente alla compilazione dell'anagrafica. Possiamo selezionare l'anagrafica da un contatto già presente in rubrica, oppure possiamo compilare direttamente i campi sul form che la piattaforma presenta. Scegliamo un contatto dalla rubrica, il mio personale. Quindi vedete, la piattaforma SUAPE attraverso la rubrica consente velocemente di popolare questo form. Dopodiché dobbiamo compilare diciamo, l'oggetto della pratica. Inseriamo qua un oggetto di esempio, quindi installazione di un nuovo impianto di agro di gusti. Andiamo avanti. In questo step dobbiamo selezionare l'ubicazione, quindi selezioniamo che l'intervento sarà da realizzarsi in un luogo ben determinato. Scegliamo ad esempio località, mettiamo numero civico, non ne abbiamo. Poi andiamo alla compilazione dei dati catastali. Di esempio, inventiamo i dati. E poi la mappa che permette di selezionare puntualmente i terreni in cui effettuerò l'intervento. Quindi ad esempio, puntiamo località. Come vedete, le coordinate sono da poco state cambiate in VGS84, quindi mentre tempo fa veniva usato il Gauss-Boaga, da poco una delle evolutive da poco andate in produzione ha consentito di gestire le coordinate come il sistema VGS84 che è più diffuso, diciamo. Dopodiché, andati avanti, visualizziamo i moduli obbligatori per la presentazione della domanda. Allora, come accennato prima dal dottor Pellegrino, il modulo principale, siglato AUFER, che sta per Autorizzazione Unica Fonti Energia Rinnovabili, è il modulo principale della presentazione di una pratica energia. Quindi, al suo interno troviamo le dichiarazioni necessarie per la pratica e tutta una serie di allegati obbligatori da compilare. Dopodiché, quindi questo è il modulo principale, dopodiché sono stati implementati due nuove checklist, quindi la zero energia, divisa in due parti come
come conoscete appunto per il swap, quindi una parte 1 edilizia e una parte 2 più orientata alle domande relative alle attività produttive. Dopodiché viene presentato 1A1, un D3 con i requisiti antimafia e un F32 per l'assolvimento di posti di bollo. Andiamo a vedere il modulo principale, quindi l'Aufer. Come conoscete già, la prima dichiarazione da compilare è l'associazione dell'anagrafica, in questo caso va associato un titolare, in questo caso l'unico titolare di questa pratica sono io, quindi lo associo, il sistema ha riconosciuto l'anagrafica, quindi mi dà che è completo. La seconda dichiarazione sono le specifiche dell'intervento, che presenta la prima domanda come l'inquadramento del tipo di impianto, quindi se l'impianto riguarda un solare fotovoltaico o termodinamico, un impianto eolico, biomasse, gas di discarica, gas residuati al processo di depurazione e biogas, oppure impianto idraulico o altro. L'attivazione di una di queste scelte determina anche la differenza di documenti richiesti, di allegati richiesti. Quindi, ad esempio, se scelgo biomasse, avrò necessità di associare al modulo più documenti, più allegati. Vediamo sotto. Sono sull'ordine della decina di elementi, ad esempio il piano di alimentazione dell'impianto dovrebbe essere disattivato se selezioniamo un'altra tipologia, ad esempio solare fotovoltaico. Vedete? Non è più richiesto. Quindi attenzione, è una scelta da fare inizialmente in modo tale che poi la configurazione venga tenuta successivamente. Quindi scegliamo ad esempio solare fotovoltaico, dopodiché viene chiesta la potenza, quindi sia la nominale che la termica. Io adesso inserisco qua dei valori non precisi, nel senso invento i valori, non essendo un tecnico relativo alla materia in oggetto. Codice, dopodiché deve essere specificato il codice identificativo di Enel Distribuzione o di Terna, quindi ABC 5. Dopodiché bisogna dichiarare qua le varie aree su cui viene installato l'impianto, quindi e sono tutte e tre obbligatorie, quindi dove viene realizzato l'impianto, dove vengono realizzate le infrastrutture e le opere di connessione. C'è la possibilità di aggiungere elementi multipli a questa dichiarazione. Quindi io posso, se ho più aree, cioè se l'impianto copre più aree, posso comunque duplicare, triplicare il componente di compilazione in modo tale da avere più elementi a disposizione. Mettiamo qua i dati obbligatori. Dopodiché compiliamo la parte delle infrastrutture. I valori che scrivo non devono essere significativi. Dopodiché, le aree dove insistono le opere di connessione. Come dicevo prima, è multipla, quindi posso aggiungere anche più fogli.
Ok, poi eventualmente posso specificare, nel caso in cui esistano, dei precedenti titoli abilitativi. Quindi in questo caso, e anche questo è multiplo, quindi posso specificare se sono in possesso di, titoli abilitativi sul medesimo impianto. Ok, poi dopodiché viene chiesta se sono presenti o no altri soggetti, quindi in questo caso possiamo scegliere che non sono presenti, chiude il modulo, cioè chiude questa dichiarazione, due check obbligatori dove si dichiara appunto che prima dell'avvio dei lavori è necessario versato la cauzione di garanzia e che l'istanza appunto contiene tutti gli elaborati conformi richiesti. Un campo note, un campo firma come tutti gli altri moduli presenti nel swap e dopodiché dobbiamo caricare per poter andare avanti. Gli allegati obbligatori, quindi tutta una serie di documenti, relazioni, ricevute, progetti necessari appunto per la presentazione della domanda. Quindi andiamo a caricare dei file di esempio, quindi calcoli, li sono preparati prima in modo tale da rendere più veloce la presentazione. La tabella degli allegati la dovreste già conoscerla, ossia la tabella indica se è obbligatorio il campo e se deve essere firmato il file. Andiamo a caricare il conto metrico. Il sistema ovviamente verifica sempre se il file è firmato o meno, quindi nel caso in cui erroneamente carico un file non firmato ed è richiesta la firma, il sistema ovviamente mi blocca la ricevuta. Poi la relazione tecnica specialistica, quindi geologica, geotecnica, eccetera. Poi il piano di dismissione dell'impianto. La planimetria del cantiere. Piano parcellare delle aree interessate. L'inquadramento territoriale. Ecco, vedete qua in alcuni casi significa che non sempre è obbligatorio, quindi valutate in base al progetto e alla pratica che state presentando, se quell'allegato è obbligatorio o meno. In questo caso non lo è, quindi possiamo anche non caricarlo. Quindi andiamo adesso a caricare il disciplinare descrittivo. Poi le sezioni e i prospetti. La documentazione fotografica.
poi gli estratti del PUC-IGR-PRG. Il progetto definitivo dell'impianto. Poi la relazione descrittiva. Dopodiché la planimetria degli scavi, in questo caso non è obbligatorio, quindi andiamo avanti. Il quadro complessivo economico. Quadro economico. Lo studio di inserimento urbanistico, poi saltiamo i disegni perché non è obbligatorio, andiamo alla planimetria generale descrittiva. Poi l'inquadramento territoriale dell'intervento su carta CTR, territoriale, mappaggio scelto. Anche in questo caso, vedete, la piattaforma verifica la presenza di un file con lo stesso nome. Quindi nel caso in cui ci sia già, vi blocca e vi dice attenzione, il file è già presente, quindi deve avere un differente. Dovete selezionare un differente file, poi la mappa catastale, il preventivo per la connessione, poi il cronoprogramma dei lavori, eccolo qua, dovremmo aver quasi finito, manca l'ultimo. Dopodiché la documentazione sulla disponibilità dell'area. Ok, adesso andiamo a verificare se il modulo è completo, quindi possiamo andare su e fare un check con la funzionalità valida. Perfetto, è completo. Quindi possiamo salvare il modulo. E andare a compilare gli altri. Quindi vediamo adesso questi due nuovi moduli elaborati sulla base della nuova piattaforma energia. Quindi sono simili agli A0 su APE, però sono stati appunto modificati sulla base delle esigenze di questa nuova tipologia di pratica, quindi della pratica energia. I moduli A0 richiedono l'associazione, quindi la presentazione da parte dei tecnici delegati, quindi andiamo a selezionare un tecnico delegato dalla rubrica, importa rubrica, selezioniamo l'ingegner Mario Rossi. E dopodiché troviamo tutta una serie di dichiarazioni sui profili urbanistici, profili relativi alla tutela del paesaggio, profili relativi ai vincoli esistenti sull'area dell'intervento. Andiamo giù. Poi i profili relativi alla prevenzione incendi, profili relativi all'impatto acustico, l'approvvigionamento idrico e gli scarichi, riutilizzo di terre e rocce da scavo, circolazione stradale, manomissione spazi, utilizzo e manomissione spazi pubblici e altri profili. Quindi questi sono le dichiarazioni. Risulteranno familiari se conoscete già l'A0 su APE, e quindi qua tutta una serie di checklist, quindi
di domande sì, no, oppure sì, con varie opzioni di risposta, permettono di dare un inquadramento puntuale sulla tipologia di intervento che si sta effettuando. Ovviamente l'attivazione di determinate risposte cosa determinano? Determinano la necessità di compilare ulteriori modulistiche. Quindi, ad esempio, se seleziono la presenza di un vincolo storico-archeologico, il sistema automaticamente presenterà il modulo E23, quindi la necessità di compilare ulteriori moduli. Quindi adesso per la presentazione risponderò velocemente no a tutto, nel senso facciamo in modo di non dover presentare troppi moduli aggiuntivi rispetto a quello che ci siamo, in modo tale da poter vedere poi anche le altre tipologie di intervento. Ricordatevi sempre che comunque l'attivazione o meno di queste domande compone tutta una serie di ulteriore modulistica necessaria alla nostra pratica. Vincolo paesaggistico, mettiamo no. Quindi, ad esempio, se seleziono la risposta sì, le prime due mi attivano il modulo A28, quindi un ulteriore modulo necessario. Come vi dicevo prima, per il vincolo storico-artistico e il vincolo archeologico, la risposta, le prime due sì determinano un nuovo modulo, l'E23 energia. In questo caso mettiamo no e mettiamo ad esempio sì, così vediamo anche l'altro modulo per il vincolo archeologico. Oltre ad attivare ulteriori moduli, vengono attivati anche ulteriori endoprocedimenti. Quindi le funzionalità rimangono sempre quelle swap. Incendi, no. Aria SIC, mettiamo no. ZPS, no. Parco geomineraria no, aree protette no, aree portuali, fiumi, torrenti e laghi no, vincolo idrogeologico non ne abbiamo, consorzi industriali no, aree prodotti, facile rispetto di depuratori, gasdotti, prevenzione incendi. Quindi in caso in cui debba allegare la dichiarazione di conformità per le prescrizioni regionali antincendio, vedete, devo compilare anche la 7. La 6 in caso di prevenzione incendi, categoria A, avvio attività di categoria A. Acustico, approvvigionamento idrico e scarico, mettiamo che non è previsto nessun approvvigionamento, nessuno scarico, non dobbiamo aprire nessun accesso di diramazione alla viabilità. Spazi pubblici. Poi qua tutta una serie di domande. ENAC, rischio archeologico, immersione in mare, poi la notte e la firma. Ok, verifichiamo se è completo. Ok, perfetto. E andiamo a fare la parte 2.
colleghiamo il titolare, scusate, colleghiamo l'anagrafica del tecnico, quindi sempre l'ingegner Mario Rossi, che supporta. Quindi igiene e sicurezza sul lavoro. Lavorazione sotterranea, semisotterranea, niente. Rischio di incendi, mettiamo di no. No. Poi profili relativi alle valutazioni ambientali, quindi PIA, AIA e AUA. In questo caso mettiamo no. Oppure posso dire che è già stata espletata, quindi mi chiede gli estremi della PIA. Volendo possiamo anche mettere questa risposta. PIA numero 56 15 01. No, VAS, AIA, niente, no. Profili relativi alle emissioni in atmosfera, mettiamo no, no. Poi profili relativi agli allacciamenti alle reti tecnologiche. Per semplificare mettiamo no a tutto. Ulteriori profili, mettiamo anche qua la risposta negativa. E abbiamo completato anche questo modulo. Ok. Compiliamo, vedete, le 23 energia, quindi è comparso perché nella specifica domanda del 0, appunto, è stato dichiarato che c'era un vincolo archeologico. Poi dopo, per semplificare, andiamo a rimuoverlo, in modo tale da dover compilare meno modulistica. Allora, andiamo da 1. Questa dichiarazione completa, strumento balistico vigente, mettiamo qua. Non produciamo inerti, sottoscritto. Validiamo il modulo, ok, perfetto. Ok, poi l'allegato A, velocemente, associamo il titolare, chiariamo di essere consapevoli, di disporre dell'assenso. E poi l'allegato obbligatorio. No, mi sa che non ce l'ho. Lo creiamo subito.
Validiamo, perfetto, completo. Allora, per concludere questo primo esempio, andiamo a togliere le 23. Anzi, diamo uno sguardo velocemente, perché è un modulo nuovo dedicato all'energia, quindi vi faccio vedere le dichiarazioni necessarie. Quindi abbiamo una dichiarazione del proprietario, una descrizione del vincolo, la tipologia della pratica che viene presentata e una descrizione dell'intervento. Dopodiché vengono chiesti dati del progettista se eventuali precedenti autorizzazioni, ok? E poi tutta una serie di allegati. Quindi per semplificare la nostra compilazione lo rimuoviamo, quindi andiamo a cambiare la risposta data nella 0. Quindi andiamo qua. Vincolo archeologico, ecco qua. Sì, mettiamo no. Andiamo a salvare il modulo. Ok, vedete, le 23 energie non è più necessario. Quindi andiamo a concludere questa pratica compilando velocemente il D3, associando il mio titolare. Il sottoscritto diciamo che è l'unico, quindi salviamo. Il D3 è un modulo duplicabile e anche delegabile, quindi può essere anche passato la compilazione ad altri utenti. È anche duplicato nel caso in cui sia necessario indicare più profili. Andiamo a compilare la marca da bollo. 1.200 euro. Rilascio dell'atto. Firma Giuseppe Lanz. Salviamo il modulo. Vedete, abbiamo completato tutta la modulistica. Preciso che le funzionalità proprie del swap sono rimaste le stesse, quindi la possibilità di aggiungere ulteriori moduli liberi. Quindi cliccando qua aggiungere ad esempio un D100 o un F32 nel caso in cui la piattaforma non l'abbia presentato, ma è necessario aggiungerla. È possibile aggiungere sempre allegati liberi, quindi che ne so, il documento di carta d'identità piuttosto che un altro da pagamento degli oneri e altri documenti necessari. Dopodiché andando avanti, quindi avendo completato la modulistica obbligatoria, si va avanti, si va nel riepilogo, quindi presenta l'ente a cui presentare la domanda, il tipo di procedimento calcolato automaticamente dalla piattaforma in base alle scelte effettuate, quindi in questo caso è un procedimento autorizzatorio. Il sistema ovviamente vi consiglia quello diciamo calcolato in automatico, ma consente sempre di modificare, ovviamente bisogna prestare particolare attenzione nel caso in cui si modifica la scelta proposta dal sistema, quindi è possibile selezionare tra i nuovi iter di questa tipologia di pratica, quindi procedimento più certificato, quindi classico 0 giorni swap, oppure il procedimento di proroga. E sono tutti tre nuovi flussi implementati per queste pratiche outer. Dopodiché l'oggetto è il riepilogo delle scelte effettuate, quindi l'ubicazione, gli interventi selezionati, condizioni non esistono in questo caso, l'anagrafica, i moduli appena completati, allegati liberi.
Andiamo avanti e possiamo verificare la validità dei moduli e eventualmente la procedura di firma. Ok, i moduli sono tutti validi, quindi volendo vi faccio vedere un file da scaricare. Volevo farvi vedere appunto che per questa nuova piattaforma sono stati implementati tutta una serie di nuove istruzioni dedicate al servizio energia. Quindi non troverete per questa tipologia di pratica riservato al swap, ma riservato al servizio energia. Tutto il resto rimane invariato. Quindi potete visualizzare in anteprima la modulistica e i dati inseriti precedentemente. Non effettuo la procedura di firma perché è un po' più lenta e poi sono collegato con il webinar e quindi in questo caso la procedura non va a buon fine. Comunque quella funzionalità è rimasta invariata, quindi se firmate la procedura, firmate con le pratiche swap e potete firmare queste stesse pratiche. Andiamo di nuovo alla scrivania e vediamo le altre tipologie di modulistica che si possono presentare con differenti interventi. Quindi andiamo a creare un'altra pratica, sempre di tipologia servizio energia. Andiamo a selezionare sempre l'ente di test. Andiamo avanti. Ok, vediamo la modifica di un impianto esistente. Quindi vi volevo far vedere una dichiarazione che prima non compariva nell'offer, ma che in questa tipologia di intervento viene richiesta. Quindi andiamo avanti. Sarò più veloce qua nei passi preliminari per velocizzare la compilazione. Andiamo avanti. Possiamo anche inserire, come al solito, più mappali. Andiamo a puntare velocemente il cursore. Ok, andiamo ad aprire l'Laufer e vedete che il sistema ha prodotto una nuova dichiarazione. Vedete, tipologia di intervento. In caso di creazione di nuovo impianto non appariva. Quindi in questo caso, siccome stiamo presentando una modifica di impianto esistente, il sistema ci chiede di specificare ulteriormente che tipo di modifica viene effettuata all'impianto. Quindi se è una modifica, un potenziamento, un rifacimento totale o parziale, oppure una riattivazione di un impianto precedentemente disabilitato. Ok, andiamo per questo tipo di intervento, possiamo anche concludere qua. Andiamo adesso a un nuovo intervento, quindi vediamo la modulistica relativa alla presentazione di una voltura. Quindi scegliamo sempre il nostro ente di test. Andiamo avanti. Quindi in questo caso l'intervento selezionato sarà voltura. Andiamo a importare la rubrica di contatto.
struttura di un impianto eolico. Quindi vedremo che in questo caso non ci sarà più il modulo, qua mettiamo dati fittizi, di Roma 44. Dicevo che la modulistica ora da presentare sarà totalmente diversa dagli esempi precedenti. Andiamo avanti. Quindi non vedete, non più Aufer e checklist, ma semplicemente una dichiarazione requisiti antimafia e un F10 energia. Quindi sarà necessario solo compilare questa tipologia. Andiamo a dire che sono l'unico, l'F10 energia. Anche qua colleghiamo sempre il titolare. Dopodiché, ovviamente, sono le classiche dichiarazioni relative alla voltura, quindi la precedente, i dati del precedente titolare, la variazione intervenuta, il precedente titolare. Quindi andiamo velocemente compilare questi campi. Codice fiscale, vediamo un po' se ce l'ho. Prova. Sempre di Roma. Colleghiamo la fusione, dichiariamo e l'allegato. Inserire la fusione. Vediamo se è completo. Sì, perfetto. Andiamo a vedere l'intestazione dell'F10, così vediamo come cambia rispetto all'F10 swap. Quindi andiamo a scaricare il file, lo apriamo. Ok, vedete, modello F10 energia per la voltura, quindi riservato sempre al servizio energia, non più il swap, con i dati compilati poco fa. Torniamo alla nostra piattaforma, quindi torniamo alla scrivania e concludiamo vedendo l'intervento di proroga. Quindi sempre una nuova pratica energia, sempre il nostro caro ente di test. E quindi in questo caso selezioniamo la proroga termine di validità dell'autorizzazione unica. Vediamo la modulistica necessaria. Quindi non avremo più l'F10 della voltura, ma l'F5.
sempre in sede fissa, invia Roma 55. Ecco qua, quindi un D3, un F5 energia, quindi nuovo per questa piattaforma, e poi un F32 perché la proroga richiede appunto il pagamento dei... Allora andiamo a vedere le dichiarazioni dell'F5, quindi i dati generali dell'intervento dell'attività, i termini della proroga e poi ovviamente i campi note e firma. Quindi mettiamo in questo caso dei dati velocemente. La data di decadenza, la data della richiesta di termini e la motivazione. Ok, perfetto. Ah no, cioè abbiamo ancora vi prendo ancora 2 minuti, dopodiché passiamo alle domande. Volevo farvi vedere la CTS preliminare, dopodiché possiamo passare ai quesiti. Lascio la piattaforma. Allora, creiamo di nuovo l'ultima tipologia di pratica. Selezioniamo l'ultimo esempio di oggi, quindi la CDS preliminare, quindi la conferenza di servizi preliminari. Dopodiché abbiamo appunto visto tutte le possibili variazioni alla configurazione presente. Quindi importa. Andiamo avanti. Di essere terminale. Ok, in questo caso quindi abbiamo un F41 un D3 e un F32, quindi i moduli necessari sono appunto differenti rispetto a tutti gli altri interventi che abbiamo visto nelle precedenti pratiche. Quindi i dati generali del progetto, quindi qua una descrizione del progetto, destinazione d'uso, eccetera, gli enti competenti nell'espressione di parere preliminare, quindi in questo caso possono essere anche più di uno, è possibile aggiungere anche un altro ente, volendo. Ok, quindi in questo caso, vediamo un po', genera PDF, anche di questo vi faccio vedere l'intestazione. L'F41 non è un modulo energia, però comunque eredita l'intestazione differente, quindi è sempre, riporta sempre le indicazioni relative al servizio energia regionale. Sì, Giuseppe, ci sono diverse domande, le abbiamo riportate nell'area riservata e se vuoi te le ripropongo io a voce, altrimenti se torni a...
la parte che abbiamo Allora, te visto le deve essere. propongo così come sono Sì. arrivate. Allora, la prima domanda è di Maurizio Zedda: nell'avvio della nuova pratica, se il progetto ricade in più Sì, comuni, qual è grazie la scelta perché. sul comune di riferimento della pratica? Il comune prevalente, poi eventualmente il servizio può aggiungere ulteriori comuni nella pratica una volta presentata. Per la risposta a queste domande chiedo anche supporto No, disponibilmente, la risposta è eventualmente esatta. anche Vai, Anna. Sì. no, il problema Sull'imprecisione, meno grave rispetto a quello. A decisione. quello del SWAP perché la competenza tanto è La sempre del servizio energia, per cui non Allora, dicevo, la esiste una normativa come le direttive che individua il comune prevalente, cosa si intende, eccetera, perché non c'è un problema di competenza. Quindi si sceglie bene o male quello che sembra prevalente per l'intervento e poi il servizio. Bene, allora, altra domanda, Chiara Camiciotti, a livello di inquadramento catastale si inserisce Esatto, solo una aggiungere gli particella e altri foglio di nella parte di riferimento? Nel gestione comune caso in della cui sono, pratica, diciamo. la domanda è un po' più articolata, nel comune caso in cui sono coinvolte più particelle basta inserirne una, ad esempio relativa al punto di accesso al sito o un punto centrale? No. Giuseppe, se la fai vedere velocemente, Il sistema, fai allora, vedere dal punto di cosa vista vuoi. tecnico, il sistema consente di inserire più sezioni, più particelle, più elementi catastali. Non so se l'avete notato. Sì, nell'ultima pratica che ho creato, mi sembra di averla inserita apposta. O nella penultima, comunque potete creare nuovo dato qua e quindi permette appunto di inserire È n assolutamente punti necessario che vengano indicati tutti catastali. i mappari Ok, interessati dalle opere relative al da questo punto progetto, di sia vista relativo all'impianto la che relativo alle opere di piattaforma connessione e è alle infrastrutture. perfettamente, diciamo. Ah sì, esatto. Colgo Michele l'occasione per farvi rivedere anche nel modulo Aufer, c'è una sezione apposita per l'inserimento in questo caso c'è una pratica che non va bene, prendo quella di installazione, modifica. Nel modulo Aufer ci sono appunto tre parti dedicate alla compilazione appunto delle parti le aree in cui deve essere realizzato l'impianto, le aree in cui devono essere realizzate le infrastrutture e le opere di connessione. E sono Esatto, tutte, siccome è un perché in caso questo abbastanza caso comune, tutti i ribadisco che è prezzi, tutti i necessario che campi, vengano tutti, indicati quindi è tutti i possibile mappari e tutte le anche nel caso in particelle. cui ricada in più comuni o in più E tutti i fogli fogli e tutte le particelle, e siano anche di proprietari differenti. ovviamente. Perfetto, allora ci sono diverse altre domande, quindi abbiamo ancora un quarto d'ora, 20 minuti, provo a proportele tutte. E Serena Bianchi chiede: la variante non sostanziale rientra nella categoria della DILA? Rispondo io, sì, la variante non sostanziale, come previsto dalla normativa, rientra nella semplice comunicazione. Perfetto. Pamela De Idda, c'è un limite sulla dimensione massima degli allegati per singolo caricamento?
No, non ci sono limiti. Nel senso, ovviamente consigliamo sempre di ridurre al minimo lo spazio occupato, quindi magari di comprimere i file in caso di tavole Bene. grafiche o tavole fotografiche, magari usare dei PDF compressi piuttosto che file troppo voluminosi. È possibile anche allegare ulteriori file nella sezione, nel caso in cui ci siano ulteriori file da allegare Perfetto, alla Valerio pratica, è possibile Parducci, se ci usare sono più delegati relazioni tecniche, PDF. è possibile caricare più Quindi la PDF o piattaforma da serve quel uno punto zip di vista unico? consente di una massima flessibilità in sì, si può, anche in questo caso è possibile unire i file, cioè, ripeto, ogni tecnico sceglie la modalità che preferisce, nel senso può unire PDF, presentare più Bene, file, allora Sandro Donnola, è disponibile una lista dei documenti da caricare non c'è un obbligatoriamente? limite alla presentazione di questa tipologia di file. Scusate, vi posso Sì, segnalare che alcuni è utenti possibile stanno scaricare dalla sezione, sarà lamentando perché possibile scaricare non dalla sentono l'audio, non sezione so se si del possa dare portale assistenza al di supporto. riguardo. Quindi andiamo nella sezione E, supporto di il ripresa. suggerimento che possiamo dare è quello di collegare le cuffie o provare a uscire e di entrare dalla stanza. L'audio del Sì, relatore è anch'io lo buono, sento quindi bene. magari invito Giuseppe a avvicinare un po' il microfono, però non, il problema riguarda i singoli Ok. utenti. Sì, Giuseppe, ti abbiamo sentito bene durante il webinar, quindi il problema appunto riguarda il singolo utente. Le cose che può fare appunto è chi ha lamentato questi problemi, provare a collegare le Sì, mi cuffie o alzare il volume, sentite? provare a uscire e Va rientrare dalla bene. stanza. Grazie. Prego. Ok, sulla modulistica dicevo che è possibile andare nel portale sardegnaimpresa.eu, nella sezione sportello unico, e qua è presente tutta la modulistica su APE, ovviamente dal 2 sarà presente anche tutta la modulistica nuova per la sportello, appunto per le nuove pratiche energie, e quindi ci saranno il modulo Aufer con coda l'elenco di tutta la modulistica, la documentazione necessaria. Oppure semplicemente ci si collega al sistema come ho fatto io, come con il ruolo cittadino, è possibile creare una nuova pratica di test, scegliere l'intervento che più interessa, quindi ad esempio nella creazione di un nuovo impianto, il sistema vi presenta in diretta appunto la modulistica, l'elenco dei moduli. Sì, obbligatori, se è necessario firmarli o meno, come abbiamo visto appunto oggi. Leggo una domanda, se per relativa tutti gli elaborati devono essere firmati, dipende, cioè è la piattaforma che vi dice appunto se l'allegato deve essere firmato o no. Ovviamente firmato digitalmente, sì, la piattaforma consente entrambi i formati, sia in PDF firmato, quindi, o PIS eterne, quindi gestisce sia i formati CADES o PADES. Lo vedete qua, vediamo velocemente il modulo, andiamo in coda e la tabella vi dice appunto Ok, se devono credo essere firmati, dove eventualmente vedete chi ha fatto sì la nella domanda può colonna. Firmato, ovviamente è obbligatorio presentare il file firmato. Bene. Allora, ci sono Ok. altre domande, anche abbastanza corpose, però
proportele tutte, abbiamo ancora 10 minuti, quindi c'è il tempo per Sì, rispondere. Giovanni era la Manunta domanda chiede, di le lavorazioni Federica ferri in Specchia. oggetto, ad esempio fotovoltaico e solare termico, essendo interventi in edilizia libera, necessitano di titolo autorizzativo? Con quali limiti? Rispondo io. Il solare termico, qui stiamo parlando di istanze che vanno a autorizzazione unica, quindi fotovoltaico sopra i 50 kW, mentre il solare termico non è una tipologia di impianto che va in autorizzazione unica. Quindi era questo il chiarimento che necessitava, solo impianti che necessitano dell'autorizzazione unica. Di competenza regionale, perché c'è un'altra domanda in merito in cui chiede se si possono caricare anche le istanze per il Ministero e per i comuni. Qui vengono caricate solo le istanze di competenza regionale, quindi per l'emissione dell'autorizzazione unica. E devono essere caricate contestualmente anche gli elaborati relativi alle opere di connessione, ovviamente, per connettere l'impianto alla rete, quindi non bisogna indirizzarla alle province in maniera separata, ma vengono autorizzate unitamente all'impianto di produzione. Sì, nulla cambia in merito alle competenze, cioè le pratiche SWAPE continueranno a essere inviate al SWAPE tramite la piattaforma. In più sono state aggiunte quelle regionali e lì il cambiamento, che utilizzeranno anche loro la piattaforma, ma la competenza sarà della regione. All'inizio appunto Giuseppe ha fatto vedere come scegliere se si tratta di una pratica che viene rivolta alla regione o che viene rivolta al SWAP, e poi del Ministero continueranno la loro strada che seguivano in precedenza. Nulla cambia. Ok, allora, ultimissime domande. Tommaso Loperfido, chiede se le pratiche in bozza per quanto tempo rimangono attive e possono essere riprese, i documenti rimangono caricati oppure bisogna No, aspettare no, l'upload? le pratiche rimangono in bozza, diciamo, mesi, nel senso fino a quando sono necessarie. Ad esempio, è capitato qualche tempo fa che la piattaforma è stata riprogettata interamente, quindi in quel caso le vecchie pratiche sono state appunto annullate, però il sistema mantiene tutte le bozze. Io ho pratiche di 3 mesi fa, quindi nessun limite a questa. Ovviamente, siccome i moduli vengono costantemente aggiornate, sia sulla base del cambiamento della normativa che nel miglioramento delle funzionalità della piattaforma, quindi consigliamo sempre di non tenere troppo tempo le pratiche in bozza, proprio per non avere delle dichiarazioni obsolete oppure che sono state versionate. Quindi consigliamo comunque di aggiornare costantemente le pratiche o di crearle nuove piuttosto che o sfruttare la potenzialità della piattaforma della duplicazione della pratica già presentata. In ogni caso, sia i documenti sia le pratiche che i contatti in rubrica non vengono mai cancellati. Ok, Federica Specchia chiede, la denominazione di elaborati di progetto deve seguire alcune logiche, tipo Aufer planimetria, o non ci sono vincoli No, non sulla ci sono denominazione degli vincoli. stessi? L'unico vincolo è che due file differenti non devono avere lo stesso nome. Quindi ogni file da allegare deve avere un nome univoco. Consigliamo ovviamente per comodità e per anche facilità di utilizzo da parte del servizio energia, quindi scaricarla e magari capire che cosa contiene quell'elaborato, quel file. Consigliamo di usare una nomenclatura comprensibile. Bene.
Bene, e Anna Chiara Murgia, dopo un quesito abbastanza lungo, in merito alla VIA, non mi pare compaia la possibilità di selezionare la scelta VIA in corso, nel caso va riportato qualcosa nel campo note o è previsto solo in caso, il caso di aver già ricevuto esito positivo di VIA o assoggettabilità a VIA? Allora, Le pratiche possono essere caricate solo dopo l'esito, se non sbaglio, avevo impostato solo dopo l'esito della procedura di VIA. verifichiamo sulla 0. Eccolo qua. Allora, le risposte possibili sono sì, la procedura di VIA è stata espletata con esito favorevole, il progetto allegato alla presente pratica è pienamente conforme a quelle approvate nel momento della VIA. E qua chiede gli estremi. Oppure sì, la procedura di VIA è stata espletata con esito favorevole, il progetto è legato, eccetera, eccetera. Oppure no, esatto. Ok, quindi nel caso di VIA in corso, in itinere, non è possibile caricare l'istanza. Anche perché noi comunque non procederemo nell'istruttore, nell'avvio del procedimento finché non viene conclusa la procedura di VIA. Ok, mi sembra chiaro, Laura Pische, con l'aggiornamento della piattaforma rimarranno le Sì, pratiche swap già in bozza? nessuna modifica, nessuna perdita di informazione sulla parte swap. È solo un'estensione con la nuova tipologia per l'energia. Carla Marcis, quindi anche le pratiche da indirizzare all'assessorato ambiente per VIA e, scusatemi, non so come si legga, VVIA, non so se è Verifica. chiara la domanda, visto che... Sì. Prego. Non so che cosa intenda esattamente, però le pratiche ovviamente devono essere prima presentate all'assessorato all'ambiente per le procedure di verifica ambientale e poi una volta esitate favorevolmente possono essere caricate sul portale per l'ottenimento dell'autorizzazione unica. Ok, abbiamo ancora un paio di minuti, c'è un'ultima domanda. Mattia Concas, gli endoprocedimenti per l'Aufer vengono poi smistati dal swap? Allora, Aufer non ha swap, ma ha il servizio energia, nel senso che lo sportello per la gestione di questa tipologia di pratiche è il servizio energia. Sì, gli endoprocedimenti poi sarà il servizio energia a smistarli agli enti terzi competenti, nel senso il flusso di elaborazione delle pratiche rimane quello proprio swap. Gli enti terzi sono gli stessi e anche gli endoprocedimenti. Sì, credo che il senso della domanda fosse non dobbiamo rimandare poi nulla o niente, immagino. Quindi si manda qui e poi c'è la soluzione energia di entrare a tutti, giusto? Sì, beh, come il funzionamento del portale swap, no? Il proponente individua i vincoli e quindi gli enti coinvolti e noi provvederemo a trasmettere con le modalità previste dal portale ai vari enti le comunicazioni. Allora, ci sono altre domande che stanno arrivando fino all'ultimo, quindi direi che possiamo rispondere a queste e magari poi avviarci alla conclusione, visto che sono quasi le 4:30. Lorena Vacca, anche l'integrazione di pratica U presentate con la vecchia procedura fatta tramite SWAPE? No, le pratiche presentate con la vecchia modalità, quindi tramite invio via PEC, devono seguire ancora quella strada. Solo le nuove pratiche verranno gestite interamente sul portale. Ok, allora a questo punto forse c'è il tempo anche No, dicevo, se fosse conveniente, adesso mi picchia Michele, quando eravamo passati dalla vecchia alla nuova piattaforma, quando non c'era il swap, qualcuno rinunciava alla precedente e la caricava Ah, tutta. certo, Penso che sì. possa esistere.
modalità preferita. Ovviamente mi riferisco a proprio nuove istanze, però se fosse una variante a un progetto già approvato o una cultura, ovviamente un progetto già approvato, si può anche operare attraverso il portale del swap. Io intendo proprio pratiche da presentare ex novo per nuove autorizzazioni, nuovi impianti. Ultimissime due domande. Gianfranco Fortino, la tipologia di impianti sottoposti a AUFER li trovo direttamente sullo sportello all'avvio della pratica oppure via un documento norma che li elenca? Beh, la normativa di riferimento, la 28 del 2011 e il 327, non, il 387 del 2003, però non cambiano i riferimenti normativi. Poi non so se all'interno del portale ci sia una sezione con la normativa, questo lo chiedo a Giuseppe, da cui poter valutare l'assoggettamento appunto a autorizzazione unica o altra procedura semplificate di competenza dei comuni, però non ricordo se ci sia una sezione in cui è possibile consultare la normativa. Giuseppe, tu. Rimando al coordinamento, nel senso dovrebbe essere in fase di implementazione la sezione della normativa. Allora, attualmente c'è la normativa lato swap nella parte Esatto. informativa, In questa poi associata alle sezione. singole no, però magari Esatto, andrà ci integrata poi lavoriamo. con la Ok. nuova appunto piattaforma energia, diciamo. Nella sezione normativa dello Ah, sport. ok, ma ultime due Comunque domande. nel modello 24 c'è l'elenco swap degli impianti non soggetti ad autorizzazione unica, quindi per sottrazione potreste trovarmi. Esatto. Ultimissime due domande perché continuano ad arrivare, quindi l'interesse è molto alto. Chiara Camiciotti, scusate, ma in caso di via regionale, volontà di attivare il Power? Sì, come previsto dalla norma nazionale dovrebbe essere implementato il POUR anche con l'autorizzazione unica, ma al momento non è ancora attivo. Ultima domanda e poi veramente chiudiamo. Carla Marcis, se posso, giusto per conferma, le passa sempre attraverso il swap, giusto? Sì, le Le pratiche di passa. competenza comunale continuano ad essere caricate sempre secondo le stesse modalità, quindi attraverso il swap. Perfetto, allora avete risposto praticamente a tutte le domande, in ogni caso le abbiamo raccolte e quindi eventualmente ve le inoltreremo al termine del webinar, quindi se volete poi rivedere eventuali domande da integrare. E a questo punto io direi che ci possiamo avviare alla chiusura del webinar. Io ringrazio i relatori che sono intervenuti per la chiarezza e anche la disponibilità a rispondere a tutte le domande. Ringrazio voi per la partecipazione e vi ricordo che la registrazione del webinar sarà disponibile a partire da oggi nel tardo pomeriggio, al massimo domani mattina. E abbiamo un altro appuntamento il 27, le iscrizioni sono ancora aperte, quindi se siete interessati potete segnalarlo a colleghi e comunque troverete anche per quell'evento tutti i materiali sulla nostra piattaforma. Allora, se non ci sono altri interventi da parte dei relatori, io direi di avviarci alla chiusura. Vi Grazie ringrazio e buon tutti pomeriggio e anche a buon voi. pomeriggio. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci.